Finché ero bambino ero un cucciolo e i cuccioli sono sempre carini, sempre ben voluti. Nel caso io nel paese l'unico nero, nella scuola l'unico nero. Tanto più sono particolari, tanto più sono speciali, in un certo senso. Graziosi, cute, ecco. E invece crescendo si perde quella magia agli occhi delle persone, si inizia a diventare delle persone, dei piccoli uomini, e quindi inizia a diventare immigrati. Can you tell me what's your name, what's your job, and how would you describe your nationality or your background? Allora, mio nome è Luigi Christopher Veggetti Cancu. Allora, faccio di mestiere il pittore e la mia nazionalità è italiana. Can you tell me about your early years? How come you ended up being in Italy? What is the story? Where do we start with Luigi and your background? Allora, sono arrivato in Italia all'età di 5 anni e mezzo, e sono stato adottato da una famiglia della Brianza e ho vissuto praticamente sempre su questo territorio. Do you remember your very early years? Because if you're adopted into an Italian family, what was it like for yourself trying to identify yourself as a very young child? Allora, i primi anni sono stati felici, mi ricordo abbastanza sereni, anche perché si è piccoli e quindi si vive in una dimensione ovattata, controllata, coccolata e tutelata. Le discriminazioni atti ce n'erano, ma erano più, non li considerai neanche basati sul razzismo, ma più sul bullismo, quello che c'è anche adesso. E il mio essere nero, iniziai a comprenderlo solo crescendo, solo tipo all'età dei 5, 6, fino ai 10 era tutto ok, da dopo i 10, insomma, verso le medie. Direi che le cose sono iniziate a cambiare. And what happened when you were 10 years old? What was that turning point exactly? Ok, qual è stato il punto? La cosa che è cambiata verso i 10 anni è stata lo sguardo, come la gente iniziava a guardarti. Nel senso che finché ero bambino ero un cucciolo e i cuccioli sono sempre carini, sempre ben voluti. E tanto più sono strani, ok, tanto più sono particolari. In quel caso io nel paese l'unico nero, nella scuola l'unico nero. Tanto più sono particolari, tanto più sono speciali, in un certo senso. Graziosi, cute, ecco. E invece crescendo si perde quella magia agli occhi delle persone, si inizia a diventare delle persone, dei piccoli uomini, e quindi inizia a diventare immigrati, perché prima si è soltanto cuccioli, dopo si vede il lato straniero, l'immigrazione. L'episodio che vi posso raccontare è che una volta sono andato a togliermi una verruca dal dottore. Mia madre è andata via perché doveva fare una commissione, mi ha lasciato da solo. Io ho terminato l'operazione, sono sceso giù sotto i portici e c'era una pasticceria dove andavamo sempre con mia madre e con mio padre. E in quel caso a me iniziava a sanguinarmi la ferita. La prima cosa che faccio, so che ci sono i fazzolettini, mi conoscono, vado dentro per chiedergli se potevano darne uno.
E quando entrai, i proprietari non mi avevano riconosciuto. E di conseguenza mi trattarono come qualsiasi ragazzo nero che poteva entrare, ragazzino nero che poteva entrare, con maleducazione, perché io gli chiesi: avete i fazzoletti d'olio? Avevano proprio lì davanti da prestarvi, da darmi uno per favore, che mi sanguina il dito. Loro mi hanno detto: no, esci, vattene, grazie. Molto crudi. E quando io andavo invece con i miei genitori, erano sempre tutti la scenetta: oh, ciao, come va? Amorevoli, erano bravi a farla. Ma al momento che sono entrato senza di loro, ho visto per quelli che erano. I'd like to know, when you had that incident, how do you feel that affects your psyche? How does it affect your inner being? And how to be safe? Because it was an unsafe situation, so you have to figure out who you are and how to be safe all at the same time. È una domanda, aspetta, devo andare anche un po' indietro, e ricordo che quella sera, dopo mia madre viene a prendermi, io non dico niente, non dico, non ho detto della situazione, e ho fatto male perché avrei dovuto dirlo. Mia madre, per come era, avrebbe reagito in maniera decisamente protettiva in questo senso qua. So, as a teenager, you're now finding your space and a way of being, because you said as you grow older that became more challenging, like who you are and your identity. What was it like as a teenager making choices about what you want to do in your career and all of that? How did these questions come up? Ok, dopo 10 anni. Allora, qualcosa sì, è cambiata la percezione, sentivo la percezione delle persone nei miei confronti che era cambiata. Però è stato più un lavoro interiore ed è stato anche un somatizzare alla fine, perché non avevo gli strumenti per sfogare sostanzialmente o per confrontarmi. Quindi la pittura è arrivata per gioco, e quando è arrivata, quando mi sono trovato a dipingere, ho iniziato a trovare mi sono scoperto, ho scoperto che era un canale di sfogo, poteva essere un canale di sfogo. Io ero abbastanza taciturno, silenzioso, e in quei momenti mi rendevo conto che in realtà gridavo, nel senso che le mie tele erano davvero uno sfogo. So he was able to tell his story on the canvas, and I actually relate to that a lot because I was also very shy as a child, extremely shy. A lot of people still don't understand that, but I use my field to speak. Like, that's how I also communicate my stories, so I really understand that. Salvarsi anche perché sì, perché il rischio, se non trovi un canale di sfogo, è che muori dentro, no? E invece se riesci a trasformarlo in qualcosa di costruttivo, di positivo, ma semplicemente a liberartene, riesci a riportare l'equilibrio personale, un equilibrio, ecco, tra la realtà e quello che sei tu. Does that mean, because you really make me think about rage and anger,
and also about expressing your thoughts and feelings. Sometimes when I have these conversations, I think that creatives have a need to communicate, and then they cannot just use one method, so they have to use another method. Is it sometimes out of frustration that it has to come out onto your process? È indispensabile. What would you say was the first piece that you felt, oh, I've got something here, maybe I can take this up as my journey? Or did it evolve over time? How did it happen for you? Il primo dipinto era lo spaventapasseri, che è davvero il primo. Ed è stato il quadro con cui mi sono approcciato alla pittura. È stata una gara con mia sorella, nel senso la gara avevamo 18 anni, e 17 e mezzo, 18, e lei fa: facciamo una gara a chi fa il quadro più bello. E io ho fatto questo spaventapasseri, che è stato la prima opera e che mi ha permesso di entrare in contatto con questa realtà. Questo quadro qua l'ho portato in uno studio di un pittore di paese e gliel'ho fatto vedere perché io ero tutto entusiasta e lui mi fa: bravo, devi lavorare, continua. Ed è stato l'inizio del percorso. Ma quando ho fatto la mia prima mostra, organizzata al mio istituto, alla scuola, con i ragazzi, abbiamo fatto una mostra di fine anno. Io sono riuscito a vendere questo pezzo a uno dei miei professori che l'ha comprato. E quindi c'è anche una storia dietro, perché questo pezzo qua, ogni 5 anni andavo dal professore e glielo chiedevo: me lo rivendi, che è il primo pezzo? E non c'è stato verso. Una volta sono riuscito, per già ho bluffato, gli ho detto: sono andato lì serio, serissimo, davanti alla cattedra, e gli faccio: guardi, prof, me lo vende? Lui fa: no, no, non te lo vendo. Dopo quarto rilancio che faccio, gli offro per finta, gli dico: guarda, lo prendo a 5.000 euro. Lui l'aveva pagato 150.000 lire, eh? E lì è stato titubante, però non ha venduto. How old were you when you sold your painting to your teacher? How old? Sì, lì avevo 19 anni, la mostra l'abbiamo fatta a 19 anni. 19. Okay, so you were 19. Why? What was the period of time between selling it and trying to get it back? L'ultima volta che gli avevo chiesto, avevo provato 2 anni dopo, 3 anni, 5 anni dopo e anche 8 anni dopo, non c'è verso, non c'è. Ormai non me lo dà più. Oh wow, okay. So what I understand, Luigi, is that it was a natural progression. It just was from one painting to another to an exhibition. So it seemed very much your journey. Did you receive any resistance from family or friends or anybody kind of resist this move that you're making, doing well with your art? Ho avuto delle resistenze, sì, ma sono sempre state molto leggere comunque. Perché, come ti dicevo, ho fatto quella mostra. Dopodiché, subito dopo la mostra, io ho iniziato a fare mostre su strada, nel senso, prendevo i miei quadri, quelli che facevo a casa, andavo in giro con le associazioni e facevo le mostre per le vie di Milano. Non avevo il fine di diventare un pittore professionista, semplicemente di mostrare quello che facevo, che è ben diverso perché chi studia, chi nasce dall'accademia ha un obiettivo. A me interessava far vedere o comunque far arrivare il mio sfogo alle persone. Il senso era questo: senza un domani, senza un
un programma senza una carriera. E dopodiché è successo che mio padre mi chiese di lavorare con loro in ditta perché avevano bisogno. Allora io dissi di sì e per qualche mese iniziai a lavorare. Dopodiché mi chiamarono per il servizio civile e sì, mi chiamarono per il servizio civile e quindi finì di lavorare con mio padre. Feci il servizio civile per 10 mesi, dopo il servizio civile decisi di provare a fare il pittore. Mio padre, quando glielo dissi, restò un po' interdetto perché sperava che continuassi l'attività familiare. Ma aveva una ditta di mobili, faceva il falegname. E quindi restò interdetto, ma nel giro proprio di 2 giorni appoggiò il mio percorso. Mi disse: ok, intanto provaci, se non va, noi siamo qua, sostanzialmente. So how old were you when you decided that you weren't going to continue working in the interior design business and branch out and focus on art? Allora, io avevo 20 anni quando dissi a mio padre: faccio il pittore, ci provo. Il pittore di strada. E a 22 anni mi contattò il primo gallerista che mi vide per strada. Okay, that makes a lot of sense because I'm trying to understand, your evolution, but it's so natural, it's just out of request, and you because I think it encourages other people who are artists to go with their intuition, Merci. Sì. È anche un bel ricordo, se ci penso, un bel ricordo, se ci penso al percorso è bello. Please like and subscribe. Shadow Choose Films.